Tartaglione, Gigli. Vezzali. Da parte di un gruppo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Allora, intanto informo che la conferenza dei presidenti di gruppo è convocata immediatamente al piano aula. E a questo punto, se serve, a questo punto, se sospendiamo la seduta. Prego, Presidente Rosato. Presidente, penso che sia corretto ribadire quanto è stato richiesto dai gruppi. Tutti i gruppi lo sanno, non sto dicendo niente di nuovo, che nostra intenzione è finire i lavori relativo bilancio e legge di stabilità. E quindi, per questo è la motivazione che spinge, oltre alle richieste del collega Crippa, che noi condividiamo in toto, che spinge a chiedere la convocazione della conferenza dei capigruppo. Per rispettare la forma, noi chiediamo la conferenza dei capigruppo a quest'ora per poter proseguire la seduta fino al termine dei lavori della legge di stabilità e del bilancio. Sì, onorevole Rosato, la richiesta che anche il suo gruppo ha fatto di convocare la conferenza dei capigruppo, io ho comunicato che è stata già accolta. È evidente che noi abbiamo due strade, o continuare le votazioni durante la conferenza dei capigruppo o, come mi sembra più logico, sospendere la seduta durante la conferenza dei capigruppo. E quindi,